pioggia torrenziale sul Bolesine, danni e disagi. Mattinata di maltempo pesantissimo sulla nostra provincia, con i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore in un contesto di emergenza, ma per fortuna senza feriti o danni irrecuperabili. Fortissimi però i disagi registrati in tutto il Bolesine, con strade sottopassi completamente sommersi dall'acqua, a macchia di leopardo. Osservata speciale poi la sacca di Scardovari, con le cavane dei pescatori invase da una mareggiata. Il mare ha completamente invaso anche la zona di Porto Caleri, ovunque segnalati allagamenti, alberi caduti e danni d'acqua in genere. Cadono gli alberi, auto schiacciate in stazione. Disastro in viale Marconi nella zona della stazione ferroviaria di Rovigo. Soltanto per miracolo nessuno è rimasto ferito. Alcuni alberi sono caduti sulle auto posteggiate in zona, restando schiacciate sotto il peso delle piante. Pesanti i danni, sempre in città molte le strade trasformate in laghi. I sottopassi di via Forlanini, San Pio X e via Concilio Vaticano si sono completamente allagati. Il crollo di un albero ha isolato per ore la frazione di Fenil del Turco, mentre in commenda è stata chiusa alla circolazione via Alfieri. Zona industriale, si alza il livello di sicurezza, riasfaltatura di viale Industrie, installazione di un'isola spartitraffico e altri sistemi di sicurezza stradale, soddisfazione da parte dei sindacati dopo l'incontro con il sindaco Edoardo Gaffeo per definire un piano di interventi sul tema della sicurezza nella zona industriale cittadina, un momento di confronto voluto dopo il gravissimo incidente dell'operaio Davide Milan, travolto mentre attraversava per rientrare in azienda proprio nel tratto di strada oggetto di discussione. L'amministrazione comunale ha confermato di aver già in progetto il rifacimento del manto stradale in zona industriale, solo il primo di una serie di interventi. Il Campiello ha fatto tappa all'IRSAP. L'azienda di Arquapolesine, leader nella produzione di radiatori e termoarredi, ha ospitato lunedì pomeriggio l'ultima tappa del ciclo di incontri aperti ai dipendenti, al territorio e alle istituzioni per raccontare la cultura d'impresa nel 60° della Fondazione Il Campiello. Dopo una visita guidata dell'IRSAP Museum e degli stabilimenti, ospite dell'iniziativa lo scrittore Alessandro Bertante, finalista del Campiello 2016, che ha dialogato con il CEO di IRSAP Fabrizio Rossi insieme al figlio Marco. Al centro del dibattito il binomio tra la cultura e l'impresa. Mazzini, un esempio che non muore. Siamo popoli diversi e divisi, ma dobbiamo procedere come una comunità che condivide lo stesso destino. Citando l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro ha concluso ad Adria quella che è stata una vera e propria lectio magistralis sull'attualità del pensiero mazziniano a 150 anni dalla scomparsa del grande patriota. Un'altra rivincita di Mazzini, ricorda Muraro, sta nel modo in cui l'Italia ha saputo reagire di fronte alla pandemia. È stato il paese che ha pagato di più in termini di vite umane, ma nel momento della difficoltà ha saputo ritrovare unità, ha saputo reagire insieme, ha saputo trovare le energie per rialzarsi.